Filippo Busin, lei ha criticato fortemente le dichiarazioni del presidente della Campania Caldoro sul federalismo, perché? Ma si lamentava che il nord non fa abbastanza, le regioni ricche d'Italia non fanno abbastanza per il sud e gli ho semplicemente ricordato che in nessun paese al mondo avviene un trasferimento così ingente di risorse come quello che avviene in Italia fra le regioni cosiddette ricche e le regioni povere. Se poi questa marea di soldi che vengono quantificati in circa 80 miliardi all'anno vengono spesi male, questo non penso si possa imputare alle regioni del nord. Il federalismo invece è una risorsa? Il federalismo è sicuramente una risorsa, è il nostro motivo di vita, è l'obiettivo del nostro movimento e quindi sicuramente non possiamo accettare lezioni di federalismo o di una posizione troppo tiepida nei confronti della realizzazione del federalismo. Noi siamo sempre in prima linea e rimane il nostro obiettivo principale. Anche sul caso delle riforme, l'avvertimento della Lega che fa a Renzi è di non attuare una politica di accentramento. Certo, noi la modifica del titolo quinto per noi è il dato più sensibile delle riforme costituzionali e non vogliamo che le regioni, soprattutto quelle virtuose, quelle che se lo meritano, vengano defraudate dei loro poteri, delle loro competenze. Semmai proponiamo un federalismo a due velocità, nel senso che si attribuiscano poteri e competenze a chi ha dimostrato di poterseli meritare e invece gli altri aspettano finché appunto viene valutato diversamente la loro posizione.